buonasera. Un saluto cordiale a tutti voi, grazie per la vostra presenza, ringrazio anche per l'impegno educativo che profondete dentro le vostre scuole qui rappresentate. Ringrazio i dirigenti, i docenti, i genitori, i gestori, gli alunni, i figli, tornati magari a casa, qualcuno qui presente. Mi compiaccio per quanti hanno organizzato questa serata nella scadenza, nella cornice della celebrazione dei 25 anni della simpatica marcia al Demandon. Saluto il signor Sindaco, ringrazio gli illustri relatori. I cognomi sono noti, Francesco e Rosa Alberoni, in particolare professor Francesco, tutti i giovedì mattina ci accompagna con il suo scritto, con il suo foto sul Corriere nella rubrica pubblico e privato. Ed è appunto da uno di questi contributi, quello appunto di lunedì 19 febbraio, che scriveva qualche riga che qui mi permetto di ricordare a tutti voi e che poi diventa anche titolo della conversazione: è sbagliata una scuola che non crea ostacoli. Non c'è un punto di domanda, un'affermazione, a lui poi ponere di sostenerla, di difendere questa tesi. Mi scriveva, diciamo, a febbraio: i genitori che vogliono educare bene i loro figli devono spingerli a confrontarsi con difficoltà, con ostacoli, dando loro appoggio, certo, senza mandarli allo sbaraglio, ma lasciandoli lottare, trovare la loro soluzione. Ed è anche sbagliato una scuola che non crea ostacoli, che non impone mete elevate, ma dà premi, che non dà premi e punizioni, che perdona ogni cosa e promuove tutti. A proposito della promozione, il professore ritorna poi qualche settimana dopo dicendo: è un brutto segno quando nelle scuole tutti vengono promossi, quando i genitori chiedono agli insegnanti di essere indulgenti, quando la competizione viene condannata, quando ci si abitua alla mediocrità. Vuol dire che è iniziata la decadenza. Accanto alla suggestione del contenuto un poco controcorrente, un poco non scontato, appunto questa scuola sbagliata che non crea ostacoli, mi è caro ricordare questa sera anche l'interesse e la suggestione legata a questa nostra assemblea, a questo nostro, metterci insieme quattro istituti storici della città di Saronno, le suore Orsoline che ci ospitano, il collegio arcivescovile, gli amici di Padre Monti e le suore di Sant'Agnese. Questo dice, ci dà un'immagine di una scuola che è partecipata, di una scuola che è vissuta, al di là degli interessi comprensibili, giustificabili di ogni famiglia preoccupata per il cammino dei propri figli. C'è anche l'impegno di essere tutti insieme co-costruttori dei corsi formativi di cui la scuola ne ha bisogno. E anche la conversazione di questa sera ci sposta come genitori, come docenti, ci sposta su questa esigenza del co-costruire insieme i percorsi della scuola. Loro la parola al signor Sindaco per un indirizzo di saluto. Buonasera a tutti e innanzitutto do il benvenuto ai due relatori che sono venuti nella nostra città. L'argomento è sicuramente di grande interesse. Leggendo il titolo ho pensato che forse potrebbe decidere addirittura essere ampliato, non è soltanto la scuola, è sbagliata la scuola che non dà ostacoli, ma anche la società in generale, perché siamo sempre più spinti a considerare come modello efficace per la società quello di una società in cui si è assistiti dalla cura alla tomba, in cui il pensiero libero e individuale si sfuma sempre di più per finire in una melassa in cui c'è un'uguaglianza e portata a vedere tutto nel mondo materiale
e fa perdere qualsiasi punto di riferimento. Non sono parole pessimistiche, ma è un po' la realtà di quello che ci circonda. Come ricorda insistentemente Benedetto XVI, quando si scaglia con parole molto meditate e contro il relativismo della nostra epoca, dice la verità perché oggi spessissimo la verità non si sa più che cosa sia. E allora, se nella scuola non c'è nessun ostacolo, inteso non come qualcosa di punitivo, ma come qualcosa che permette di migliorarsi, di capire e di andare avanti, è evidente che il risultato a cui si arriva è poi proprio questo disvalore collettivo nel quale non troviamo più niente a cui appoggiarci. Oggi sono stato con molta emozione e commozione al funerale di una giovane donna deceduta improvvisamente in un incidente, che era salonese anche se adesso stava a Milano, e proprio meditando su questo fatto così improvviso che l'ha strappata alla sua famiglia, proprio all'improvviso, quando non si è preparati a cose ancora peggiore, meditando su questo fatto mi rendevo conto che cosa sarebbe la vita se non avessimo la possibilità di imparare qualche cosa ogni giorno e andare avanti anche accettando quello che può sembrarci misterioso e capire che gli ostacoli, se ci sono nella vita, hanno sempre il significato di metterci alla prova. Essere assistiti dalla cura alla tomba è troppo facile, è troppo semplice, vuol dire perdere il concetto fondamentale di umanità che c'è dentro di ogni persona. Sì, siamo tutti uguali, ma nessuno è più uguale degli altri, ma ognuno di noi è diverso e deve ripetere e deve saperci mettere alla prova. Questo vale per i genitori, che quando hanno anche più figli devono cercare di capire come sia la personalità di ciascuno di loro, e questo vale nella scuola, dove i genitori vedono i loro figli essere aiutati nella crescita. Quando tutto è troppo facile, quando tutto si ritiene dovuto e istintivamente fattibile, si perde anche il senso del fatto che non è tutto frutto delle nostre mani, ma c'è comunque qualche cosa che si è stato donato. Adesso sono davvero molto curioso di sentire questa conversazione, che sicuramente aiuterà anche me e come genitore in questa faticosa camminata che facciamo insieme ai nostri figli, nella speranza che il mondo che è nei nostri sogni, che è nella nostra educazione, quello che abbiamo ricevuto, questo mondo non scompaia del tutto. Buona serata e grazie ancora per essere stato. Grazie a te. È bellissima questa sala, mi piace moltissimo. È uno dei pochi livelli in cui ho fatto una conferenza, perché ci sono anche, no, tutti in posti in alto, molto calda. E io sono un pessimo educatore, non so niente di pedagogia, non credo di essere stato neanche un gran buon insegnante, e paradossalmente ho lasciato un ottimo ricordo di me e dei miei allievi. Io non ho capito come, perché già come studente è uno studente modello, spontaneamente io sono uno studente modello, c'è un esagerato, io facevo le cose tutto per benino, molto più di quello che chiedevano gli altri, tanto che mi ha sempre detto, ma perché fai le cose così, no? Meticolosamente, probabilmente perché ero un po' fissato, un po' maniacale, no? E contemporaneamente un ribelle. Due volte mi hanno buttato fuori dall'università, dall'istituto dove venivo. Ho buttato proprio fuori, credo che. E di qui questa mia duplice natura, questa mia ambiguità verso il problema dell'autorità e della creatività. Quando
Io lo risolvo personalmente facendo un'altra strada, cercando un'altra strada, sempre l'eccellenza. Negli ultimi tempi che insegnavo all'università IUL, poi praticamente abbiamo fatto noi due, i miei studenti, tenevo 500 davanti, poi scendevo da 400, 300, 200, direttamente a 100, gli altri scappavano via, no, dietro. E dicevano, perché scappano? Poi mio figlio mi ha spiegato che diceva, non capiscono quello che dici. Mio figlio è più giovane, no? Come non capiscono quello che dico? E no, dice, tu dici delle popolazioni iraniche e loro non capiscono quello che dico delle popolazioni iraniche. Allora dici, è dell'Iran, popolazioni dell'Iran. Ma siccome loro non sanno dov'è l'Iran, gli puoi spiegare che è vicino all'Iran, come tanto non sanno dov'è l'Iran, il punto è capo. Io non ti capisco, quello che scappano. E hanno paura con gli interroghi. E il punto è l'Iran, no? E non lo sanno. Allora, l'ultima lezione che ho fatto alle UM, in un 300, ho detto, voi questa volta parlo come voglio io. Chi vuole andare se ne vada subito, appena non capite, uscite, siete liberi, potete restare uno solo, io vado avanti lo stesso, e faccio una lezione come pare a me. Va bene? Con la matematica, senza la matematica, con le parole difficili, facendo i versi, facendo i salti in banco, chiamandomi, interrogandomi. E queste sono le regole. Non è qui nessuno. Non è qui nessuno. Nessuno. Sono di tutti. Cosa hanno capito? Non lo so. Ma non è andato via nessuno. Una volta a Trento è scoppiata una specie di rivoluzione nel 68, e non trovavo nessuno che andasse a fare il rettore, anche perché non c'era più l'università. Era sparita. Si erano dimessi tutti. Non c'era più neanche, come dire, formalmente c'era ancora l'università, ma non c'erano più i programmi. Era sparita. C'era stata un'occupazione di 7 mesi, immaginate, in un anno che dura 8 mesi, 7 mesi di occupazione, cosa vuol dire? Non ci voleva andare nessuno, allora sono venuti Bobbio, vecchio Bobbio, no? Il famoso Beniamino Andreatta, Boldrini, lo statistico, a chiedere a me, siccome ero un po' un disco considerato, se volevo andare io a occuparmi di quella roba lì. Io avevo sempre detto che Trento era sbagliato fargli un'università di sociologia, doveva fargli un'altra cosa, comunque visto che c'era, io ho accettato di andare. Quando sono arrivato mi faceva una svastica sulla macchina, tutta io avevo una macchina verde, faceva schifo, ma mi faceva le svastiche. E poi quando entravo in università mi chiedevano i soldi, come il cartonaggio, no? Allora la prima cosa che ho detto, guardate, io soldi non ne do, finché continuate a sporcarmi la macchina, se continuate a fare svasta la macchina, posso dare i soldi, ho i soldi voi, ho per la macchina. Poi ricordo che mi sono rifiutato ad andare nel rettorato, che ho tutto in alto. No, no, non lo dire. Io ho scelto la stanza più piccola, quella, sapete, dove neanche un cane andrebbe, perché era in fondo a un corridoio e largo così, e se eri lì dentro venivi imprigionato e non potevi uscire perché le finestre erano inferriate. Io non sapevo perché lo facevo. Però gli ho trasmesso una cosa che io paura non avevo. Andavo a mettere quella di noi. Poi ho convocato tutti i professori. Ho detto che dicevamo, se io volevo 6 nominati da loro del Movimento Studentesco che aveva fatto l'occupazione per 8 mesi, 6 nostri, e a questo punto avremmo discusso i programmi. Ho fatto venire dei grandi fogli, li ho fatti mettere per terra, siamo rimasti 5-6 giorni a disegnare il programma, io avevo le mie idee chiare, dobbiamo andare sui classici, abbiamo fatto i programmi, per 15 giorni non è stato avanti, o forse un mese, in cui tutte automaticamente su un grande tabellone facevano, no, in tutte le aule, dove erano i seminari, e nessuno ha mai fatto un segno su quei tabelloni. Allora mi sono reso conto in quel momento che
Io non avevo un atteggiamento autoritario, avevo un atteggiamento di autorevole sicurezza. Comunicavo loro che ero, volevo costruire con loro una cosa e che davo per scontato che loro ci tessero. E non c'è stato uno che si metterà indietro. Quando mi dicono dei ricordi di Renato Curso, io Renato Curso, l'ultimo ricordo che ho, io ero malato, avevo un attacco di nefrite, un mese che non potevo andare. Mi hanno detto che c'era stata, diciamo, una contestazione, in realtà era succedendo una piccola chiassata, avuta in un punto. Cioè, ma chi c'è? Mi hanno detto, c'è Renato, che è tutti i nomi, no? Lo voglio vedere subito. Questo arriva e dice, cosa c'è? Ma si può mai permettere? Io sto via un mese, non posso venire, e voi continuate? Cos'è successo? Spiegatemi cos'è successo? Dice, no, veramente, sai, no, io voglio saperlo. No, ma figurati, quando io metto a posto tutto io, quindi ricordo più che tanto cuccio, lui mi dava a mettere a posto le cose perché cercherei anche a succedere qualche cosa che non doveva andare. E dico una stupidaggine, una cosa da ridere. Non credo che ci sia una differenza tra un ragazzo di 25 anni, 20 anni, e uno di 5, di 6 anni. Perché adesso io sono studenti sui 25, 27 anni di nuovo, allora, per il centro sperimentale di cinematografia, qualcuno versi 30, e in genere sono estremamente libero, un'enorme libertà, però ogni tanto io faccio vedere le sceneggiature dei film e dico il mio parere, e se il mio parere, lo devo discutere con me, non è che si può passare, lo devo discutere. E l'anno scorso due o tre non andavano, glielo contestavo apertamente, dice, questa roba qui costa troppo, non ha senso, non ce la fai, non puoi farla. 240.000 euro, ma chi la sa? Bene! Ah, ma io perché? Te la interessi che girava sulle altre, girare qui, a Rocca Cannuccia, ho troppo di palla. Storie sono queste. Allora, io ho l'impressione che ci sia una grandissima ricchezza potenziale in tutto il mondo giovanile, dei bambini, a questi quasi adulti, perché di questa gente, poi sono dei registi alcuni. Ultimamente ho visto uno dei miei allievi che due anni fa ha fatto un film e adesso ha fatto un film come il mio braccio, insomma, no? Quindi è della gente che prezzi quello del. No, per me è un altro, cresciuto con noi. Dove il problema è combinare una grande libertà e creatività e poi quella cosa che io chiamo, non so come chiamare, l'autorevolezza, che non è l'autorità, l'autorevolezza è una cosa diversa. L'autorevolezza è la cosa in cui anche il più cretino capisce che tu hai ragione. Una volta erano lì, erano due mesi che discutevano e una non riusciva a fare la sceneggiatura, diceva che non poteva, dei problemi. Io non sono intervenuto mai, quella volta sono intervenuto. Ero in cinema, finanziamento era misto. Ho detto, guardate, vi do 2 ore di tempo. 2 ore. Se entro 2 ore non mi è fuori la sceneggiatura, io non firmo più niente. Punto. Dai, va bene. Perché i tempi ormai sono maturi. Quindi voi fate quello che volete. Se non avete scelto, non si fa sì. Vuol dire che tutti i diplomi, col film che hai fatto precedente, un'altra cosa. Va benissimo. Ma non si fa. Sono tornato un po' dopo e la sceneggiatura era pronta. Intervento molto scarso. Presenza, vuol dire, inesorabile. Una volta a Trento mi aveva fatto un'occupazione. L'ho occupato l'università, un'altra volta. Io non ho parlato, ho fatto un documento. Gli ho spiegato cosa avevo fatto. E finiva, se entro 24 ore non mi hai tolto l'occupazione io, e non c'era nessun segno, io.
è fatto bene, io ho fatto, sono figlio. Entro 24 ore sono tolta l'occupazione. Ci sono tutti 6 mesi perché mi facessero spiegare cosa avrei fatto io, cosa avresti fatto, perché tu ci hai iniziato, cosa facevi? Mi incazzavo come dire. Ma non potevo dire quello allora. Voi dovevate capire. Io ho detto io. Potevo fare qualsiasi cosa. Andarmi immediatamente, arrabbiarmi, decidere di chiudere i corsi, fare qualsiasi cosa. Ecco, questa era l'autorevolezza, il non aver paura di qualunque cosa succedesse. Voi capite cosa voglio dire? Qualsiasi cosa. Gli dai il senso che è possibile tutto, perché tu non hai paura. Io ho l'impressione che molti genitori avevano paura dei figli, hanno paura di non essere madre dei figli. E questo è il principio della fede. La vera, profonda paura del genitore, da cui poi deriva la scuola e tutto il resto, è non essere amati dai figli. Che il figlio non li ami, vogliono essere amati. Ci sono due tipi di leader che non riescono a fare le cose. I leader autocratici, allora devi essere come Stalin, devi ammazzare tutti, no? Se un despota, devi essere un despota, ma mi rimetti di fare il despota. Altrimenti se tu sei soltanto autoritario e dai ordini, provi una rivolta sorda e alla fine nessuno ti obbedisce. Oppure aver bisogno del loro amore, del loro consenso. Dipende dalla loro sollecitudine, se vuole sentire l'altro. E allora diventi schiavo perché i genitori, secondo me, sono schiavi dei loro figli perché vogliono sentirsi amati. E devono propiziarsi l'amore dei figli. Ogni desiderio del bambino viene soddisfatto perché poverino altrimenti non li ama. Sono innamorati dei loro figli e per il loro amato, loro amato, qualunque cosa non è mai sufficiente. Anche quando poi nel comportamento reale si comportano male, nel fondo gli resta questo tipo di debolezza. È chiaro quando c'erano 10 figli, un atteggiamento non si poteva avere, ma con 1 o 2 si può avere. Anche quando ti costa poco, dargli tutto quello che gli chiedo. È così facile dargli. È molto semplice dargli. Non incomincia dalla scuola il problema, incomincia dall'autorevolezza dei genitori. Per l'autorevolezza dei genitori, che anziché portarli a casa 18 DVD, gli dice, ce ne porto uno solo. Mi è piaciuto molto Bill Gates. Perché Bill Gates non manca di denaro, non manca di computer, non manca di televisioni, che ha i suoi figli, hanno 45 minuti. Al giorno per dedicare alla televisione. 45 minuti e non di più, perché Bill Gates. Ma i nostri poveri genitori non hanno il coraggio di Bill Gates. Perché Bill Gates è Bill Gates, l'uomo più ricco del mondo. E lo è diventato perché aveva questo coraggio. Ed è un uomo che ha fatto una fondazione con cui mantiene in vita milioni di persone. E ha già detto che i suoi figli non erediteranno tutti i suoi patrimoni, è una parte molto limitata, perché ha detto te la devono fare loro. Non credo che Bill Gates non voglia bene i suoi figli. Ma c'è un'etica del limite, c'è un'etica di un coraggio interno, il coraggio di resistere a non sentirsi amati. L'altro è l'opposto, c'è cioè viceversa, l'autorità, l'autoritarismo, l'imposizione, il piacere di schiacciare l'altro. Perché l'altro viene. E purtroppo c'è anche questo, io non ho visto moltissimi docenti che, non conosco la scuola media, moltissimi docenti che provano piacere sani con il fare gli esami, o che fanno le lezioni che fanno schifo, perché non hanno nessuno sforzo di comunicazione, non si mettono in rapporto, non guardano negli occhi, non seguono,
non sono pronti ad accogliere le persone attorno a sé, non sono disponibili, non vogliono dare niente. Dicono delle cose fredde e aride, come se le raccontassero quel mondo lì. E poi quando uno studente, no, lo bombardi, gli esami, è il gusto del potere in questo caso. L'altro è la debolezza dell'amore, e questa è la debolezza del potere. Sono cose molto generali, però sono delle cose generali che si parte. Non c'è nessuno mai, io, se c'è una cosa che disprezzo, che ovvio, sono i libri, i manuali su come si fa questo, come si fa l'altro. E ne ho chiesto centinaia di volte, non ho mai voluto farlo. La miglior cosa, la cosa più pratica, che ci sia una buona teoria, cioè una buona teoria l'arte, che l'adatti volta per volta alla circostanza. La matematica serve a tutto proprio perché è una teoria generale. Tutte le prescrizioni singole non saprei dare, non mi sono mai servite, non ci credo, non c'è una casistica che consente di risolvere infiniti problemi che la vita pone. Con questi due aspetti, la paura di non essere amati o il piacere del dominio, sono certamente i due poli opposti della... C'è gente, oltretutto, con la paura del dominio c'è anche il desiderio che non siano liberi, che non siano creativi. C'è il desiderio di ficcargli in testa le proprie idee, di quasi dovessi plasmarli come una pianta, come no, come tirarli, come scolpirli come una pietra. Invece niente, invece la mente umana è vagabonda. La creatività nasce sempre da un disegno. Ve lo dice uno che è sempre stato un ribelle. E proprio perché è stato un ribelle ha sempre costruito teorie solide. Io sono un costruttore del pensiero forte, non del pensiero debole, però l'ho fatto in rivolta contro altri pensieri forti e nell'indifferenza verso il pensiero debole, perché è un niente, quando la non teoria è un niente, è il bla 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 delle chiacchiere televisive. Allora è curioso però questo rapporto anche fra la creatività, poi ho finito, e il... Cioè da un lato voi dite pensa quello che vuoi e a questo punto credi in un disordine non controllabile. In fondo io devo essere conoscente a un professore che mi dice era abbastanza stupido, il mio professore lì. Di neuropsichiatria, Berrucchi, perché mi manda a chiamare al secondario di medicina, evidentemente dovessi fatta una fama nell'università, quindi al secondario ti manda a chiamare loro per fare la tesi, magari aveva sentito già per mano che cosa c'era in giro. E mi dà una tesi sui deliri della melanconia, la cosa più bestiale di tesi che si potesse dare. Io ho passato due estati all'ospedale psichiatrico di Vicenza a parlare con i melanconici. Anziché andare ai ragazzi o a ballare, io andavo a parlare con i melanconici. Dicevo, ma tu sai qualche canzone da giovane? No, ma io parlavo con i melanconici. Poi il melanconico non parla. E non parla, è zitto, è triste. Avete mai visto un depresso? Niente, va. Al massimo mi dice che non fossi mai andato via da Vidigufo. Ah, perché c'è un senso di colpa, un errore, ho compiuto un errore irreparabile. Io poveretto, siccome trovavo che era così noioso, mi sono messo a leggere dei libri di psicanalisi, li avevo già letti, li ho un po' scoppiazzato di qua e di là, ho scritto delle cose, se ci penso, da cafone. Sono andato da Berlucchi. E gli ho dato questo malloppo, che il malloppo di un ragazzotto presuntuoso, che in fondo non aveva scoperto niente, quel po' che aveva scoperto era banale, che i melanconici hanno tutta fissazione, no? C'è una colpa commessa, un errore irreparabile, a cui arriva tutto il resto, che poi è l'unico delirio che hanno, tra l'altro, non lo sapeva. Lui cosa fa? Lui anziché dirmi, ma in fondo non hai fatto niente, fa un errore.
dice, ma qui hai usato la psicanalisi? Sì, io ho scoppiato la psicanalisi. Quello di se uno vuole restare con me deve dimenticare la psicanalisi. Quindi la scelta è questa, o qui con me senza psicanalisi o se va a tirare fuori e io vado fuori e vado via. Che mi hanno dato chiamare, si ricordate. Ma cioè, e mi ha fatto un grande servizio. Mi ha fatto capire che io ero stato un gaffone. Mi ha fatto costretto a parlare con i melanconici e mi ha fatto capire cosa vuol dire la vita dura, cosa è la vita. Mi ha fatto vedere un sacco di altre cose perché parlare con 52 melanconici, pensare con tanti altri matti ho parlato io. Mi riconoscevo mai dall'odore, molti non erano neanche matti, proprio matto io, molti dei medici erano più matti di loro. Ho capito che non volevo fare lo psichiatra, pensate già quanto ho imparato io, e più di più che un gaffone scrive quelle cose lì, ma che un gaffone anche lui ha un'alternativa del genere, perché non si può in quegli anni imparare la psicanalisi. Però io poi me la lascio. Devo lasciarlo per mia esperienza. Allora, vedete, a volte anche la costrizione e la rivolta sono legati e sono creative. Avessi avuto un indifferente, era peggio. Avessi avuto uno che aveva troppo potere su di me, sarebbe stato duro. Io avevo il potere di andarmene. Come mi aveva chiamato, se mi ha chiamato lei, e io dico, ciao, tu mi hai chiamato, io ti lascio, non sono solo io col cappello in mano a chiederti di prenderti. Ecco, io insisto su questi aspetti perché il rapporto fra la libertà e l'autorità è fatta di un insieme di rispetti e di vincoli, dove di nuovo torna l'elemento dell'autorevolezza. Se lui avesse detto a Leoni, guarda che la psicanalisi è utilizzata, ma non si fa così, non si utilizza quella lì. Dovrei andare a leggere, non so, gli Aspers o altri, mi dà una biografia, mi indica, sarebbe stata autorevole mia. Magari mi faceva la psichiatra, ce la faceva. Ma invece anche lui è stato non autorevole, non si fa con me. Un'autorità onnipotente, ridicolo. Sono un'autorità onnipotente, ridicolo. L'autorità era il potere. E però io credo molto, sapete, che la libertà abbia bisogno di un certo grado di disordine. E anche poi, non so come dire, non sono tanto delle pareti, ma sono dei limiti in cui ci devi urtare, ecco l'ostacolo. Devi, un'altra volta quando c'è me, dire molto bravo, mi figuro, perciò quello che ho diventato, mi sembrava c'era il figlio del Padre Eterno. Cosa? Io ho tutto, tutto. Un giorno mi posto una cosa, mi dice, questa non vale niente, questa è una recitazione. Un'esercitazione? Dire a me è un'esercitazione? Vado su alla mia, la riguardo, che porcata, aveva proprio l'orgoglio di lui. Ho smesso, ho abbandonato il campo. Il vecchio è l'intuito che dicevo. No, giusto, è intuito giusto. E io ho mollato, ho cambiato argomento. Avevo pubblicazioni, ho detto no, metto il mondo per fare cose. Ho fatto. Tutte le teorie della probabilità, quella babalina, l'entropia, tutto, ma non tutto. Mi sono occupato di cose che erano sociali. È stata la goccia, mi ero diventato mai dell'astratto. Anche lì cos'era? Era l'intuizione profonda di questo vecchio 600. E il ragazzo presuntuoso, oh,
dovuto ammettere che Nalpa aveva ragione e quindi le gravi conseguenze di in fondo su quella strada che avveniva fa. Ormai io mi stavo ingannando, volevo ingannare anche l'altro, non si faceva ingannare, non mi sono ingannato più neanche io. Ecco, io non so cosa dire, ma vi ho parlato di miei allievi e vi ho parlato di miei maestri. Grazie. Quando è in prigione e si avvicina un senatore romano, fa certe proposte, come fare, che fare, se si deve fidare, non fidare, e lui dice una frase di questa. Se il tempo delle mezze misure è passato, senatore, questa frase mi è rimasta molto impressa, delle mezze misure è passato, senatore. Ora, io penso che noi ci troviamo nella stessa situazione. Io credo che in questo momento, nel contesto della scuola lo conoscete voi benissimo la realtà, e quindi non devo certo io raccontare la realtà. La realtà poi è superiore alle nostre possibilità di raccontare. Abbiamo un vissuto, ciascuno ha il proprio vissuto. Tuttavia capiamo anche che veramente non è l'epoca di continuare a perseverare nell'errore. Io più che mio marito posso dire che diciamo un po' la causa della situazione in cui ci sono i figli è dovuta alla mia generazione. Siamo stati noi che prima abbiamo voluto così abbattere le barricate, delle barriere che i genitori di allora ci ponevano e di cui oggi invece io sono molto grata, di quelle barriere, il mondo le scopre dopo, ma perché sognavamo un mondo diverso in realtà, non eravamo irrispettosi verso i genitori, avevamo un'altra idea del mondo, avevamo cominciato in un certo modo. Poi questi sogni sono stati traditi. Quindi io mi sento, come dire, parte in causa, mi sento a fianco ai genitori nel senso di essere colpevole, questo bisogna avere il coraggio di dirlo, di aver via via quella generazione che è venuta dopo ancora di più, forse perché noi avevamo capito, avevamo vissuto gli ostacoli e poi abbiamo dovuto fare piano piano lo sforzo di abbattere certe barricate, ma non eravamo andati oltre una certa situazione, perché avevamo introitato il senso della responsabilità. Allora, la parola chiave che ha usato anche prima Amare, i genitori di oggi pensano, e questo me l'ha detto un giorno anche uno dei nostri figli, sono tutti suoi, io ne ho quattro, quando l'ho sposato ne aveva quattro, quindi li ho adottati per forza. Prendevo lui e i figli insieme, non si può prendere uno l'altro, tutti quanti, quindi li ho presi tutti quanti. Allora, uno dei figli un giorno mi dice, in generale, che bisognava conquistarsi l'amore di sua figlia. È una bambina a 5-6 anni, io tra l'altro adoro perché è bellissima, perché sono le bambine, lo dico nel senso di anche di educata, di raffinata, così vocabolo, è un po' l'eccezione. Il maschio, c'era anche il figlio maschio che è tutta suona un'altra musica. Però davanti a una frase così, conquistarsi l'amore di mia figlia, e ho detto cosa? È lei che è entrata nel mondo e si deve conquistare l'amore del mondo, si deve conquistare uno spazio del mondo, deve farsi amare. Ma i bambini istintivamente lo sanno, quanto sono piccoli, che sono fino a 10 anni, sono una delizia, perché cercano
l'epoca, come diceva Freud, del narcisismo. Cercano di far bella figura con i genitori, cercano di imitarle, perché cercano che cosa? Di affermarsi, di dire io ci sono e guarda come sono bravo verso i genitori, di conquistarsi l'amore dei genitori. E questo è la matrice divina, la matrice dell'uomo, la matrice umana che porta in sé quel tipo di atteggiamento. Dopodiché interviene il mondo esterno, ma all'inizio il bambino nasce giusto, nasce con una tendenza dei sentimenti e dei modi di fare che sono quelli adatti alla vita, poi vengono deviati. Allora, perché conquistarsi l'amore, noi adulti conquistarsi l'amore di un bambino? Ma i genitori amano i propri figli e ci mancherebbe altro. E se non ci amano i nostri genitori, chi vuole che ci ami di più di loro? Magari il nostro marito, la nostra moglie, altrimenti i genitori amano i propri figli. Però se li amano per davvero, devono forse svolgere il proprio compito, che è quello di plasmarli sin da piccoli. E non c'è bisogno, questo non vuol dire essere severi, picchiare, no. Io ho molta esperienza di bambina, anche perché quando ero piccola io mi hanno fatto tirare su i miei fratellini, quindi ne ho di esperienza. Basta il tono della voce, basta dire no e far capire che quel no è no e non si tramuta in sì. E che quando ti dirò sì, saprai che contro tutti io starò per quel sì. Ma subito imparano i bambini a capire. Questo però cosa significa? Significa vigilare, significa adoperarsi. Vigilare vuol dire sempre vigilare, anche nei comportamenti. Da piccoli, se noi non plasmiamo, questo in modo particolare su tutte le mamme, ma anche per ciascuno uomo, col padre deve fare il padre, la mamma deve anche poter dire hai fatto questo stasera, lo dico a tuo padre, dicono così, mia madre diceva così. Secondo me è giusto perché l'altra figura deve intervenire e deve fare il papà, però a quel punto se io dico a tuo padre non lo deve baciare la sera, abbracciare, ma lo deve sgridare, perché il compito è quello del padre, anche quello, solo quello evidentemente, ma visto la richiesta della mamma lui non deve contraddire la richiesta della madre, il gioco delle parti che sapete benissimo. Ora, perché questo del plasmare e del vigilare? Ci sono, e non mi voglio annoiare, dico, ma solo, ci sono grandi filosofi, grandi educatori che ne hanno parlato, perché in quell'epoca, sin da bambini, si crea, oggi parlano sempre di etica, non so se ci avete fatto caso, non si usa più la parola morale, è svanita dai media, è svanita scritta, è svanita il termine, non c'è mai più, come svanita la parola legge, etica, ma la usano in modo improprio. È vero, etica, l'etica, ecco, i genitori devono pensare all'etica. Allora che cosa è l'etica, per esempio, per Bergson, grande filosofo? L'etica anche per altri filosofi. L'etica che cos'è? Se non i valori oggettivati, si dice, incarnati nei comportamenti. Allora chi può, se non i genitori e poi gli insegnanti? Il mio discorso rivolta più ai genitori in questo caso. Prima i genitori, che devono lentamente plasmare il bambino con un comportamento adeguato a quel valore. Lo devono introiettare. Deve essere introiettato il valore e quindi espresso col comportamento. Però se questo non si comincia da bambino, non dovete con i genitori aspettarvi che l'insegnante, soprattutto nell'epoca dell'adolescenza, possa sostituire in questo compito. È impossibile oggi in modo particolare, perché ieri, anche per me, non solo per la generazione di mia madre, anche la mia, mio padre, quando si tornava dalla scuola
Lì andava di rado dai professori, soprattutto con mio fratello, ricordo. Io ho fatto un po' da autodidatta, quindi lui non ha esperienza con me. Ma con i fratelli maschi sì. Ci andava di rado a parlare. Vedi, quando tornava a casa sicuramente era scontato che mio fratello o si prendeva una strigliata di quelle qua di brutto, oppure si prendeva anche qualche sberla. Perché per mio padre aveva sempre ragione il professore. Mio fratello non aveva mai ragione. Poi dentro di sé, che cosa pensasse lui, che magari c'era qualcuno che non aveva capito, era un problema che si teneva per sé. Non lo diceva neanche in famiglia. Mai. Perché se il bambino torna a casa e si lamenta e la madre dice, ma si fa raccontare, che poi lui racconta come parla lui. Non so che giustamente, perché è così stupido da raccontare come la realtà, come l'ha vissuta lui, va a raccontare la madre in proietta, prende per cuore ciò che gli racconta il bambino, va a scuola. Per fortuna che io non sono passata da quella via lì, cioè ho cominciato sì un po' in liceo, ma per fortuna ho cominciato all'università, ma con me non so cosa avrebbe trovato, mi sarei scontrata a morte con i genitori, non sarei andata via. Perché non si può andare continuamente a pressare, pressare, perché ha ragione il figlio. Ma non è vero, non è assolutamente vero questo. Allora, come si fa se l'etica, se i comportamenti, se i valori, non sono i genitori che possono controllare sempre, anche perché poi sì arrivano all'asilo, ma sono i genitori che devono a quel punto far sentire l'insegnante per capire come si comporta, per poter poi d'accordo spiegato di raddrizzare il tiro a casa. Quando è a casa, quindi l'etica va costruita prima di tutto, io direi all'80% dei genitori, e poi gli insegnanti possono aiutare, perché gli insegnanti non sono lì solo per plasmare il carattere. Loro sono lì per dargli qualcosa in più, che il genitore giustamente non è suo compito. Deve istruirlo guidandolo anche come leggere, come apprenderlo. E noi, al di là adesso delle battute che faceva mio marito, durante le lezioni se uno lo fa sul serio, l'ho sempre fatto sul serio. Nella mia aula di solito ne avevo 600-700, vi posso assicurare, non volavo una mosca. Ma che cosa però? Il fatto di camminare un teatro in mezzo a loro con un microfono senza fili e andare sempre, non mai sulla cattedra, non stavo sul palcoscenico, andavo in mezzo, li guardavo negli occhi, andavo mentre parlavo, controllavo se stavano prendendo appunti. Capivo, per spiegare un concetto mi inventavo in quell'istante un esempio, ma me lo inventavo, mi ci mettevo io dentro, dicevo mio cugino, mio fratello, mio figlio, tante di quelle menzogne, o plano, proprio per capire, per poter trasmettere con un esempio un concetto difficile. Ma questo perché i tempi sono quelli che sono, perché arrivano all'università, vi assicuro, io ho fatto le prove, perché io sono testardo, perché voglio andare a vedere fino in fondo. Ho fatto questo esempio, faccio. Un giorno ho detto ai miei studenti, fra 2 settimane faremo una prova, siccome siamo a relazioni pubbliche, allora dovete, se non altro, sapere, cominciare a saper leggere in pubblico. Quindi voi scegliete un brano che credete, di un romanzo, una poesia, un pezzo, quasi un giornale, quello che volete. Io a caso vi chiamo. Quindi a chi tocca, tocca, tanto l'università non sappiamo il nome, non c'è problema, mi ha preso in antipatia, sono talmente tanti che questo problema non c'è. A caso vada lì sul palcoscenico e legga, legge, dopo un po' lo blocco, mi commenta ciò che ha letto. Bene, ho scoperto che il 50% delle parole che leggevano, che avevano appena letto, non ne conoscevano il significato. Siamo arrivati a questo punto. Poi si può dire di tutto, anche dei professori che diventano avidi, eccetera, ma si sono diventati, credetemi, sono 10 anni, io lo continuo a dire ogni anno agli studenti,
Abbiamoci, invece di salire, perché quando si è all'università si viene per salire, non per scendere, abbiamo quindi sceso un gradino, secondo gradino. L'anno scorso gli ho detto siamo arrivati nello scantinato. Quei gradini non ce ne sono più. Se passo di così non possiamo andare da nessuna parte. E come si fa? Uno perde la pazienza. Io ce la mettevo tutta e ogni volta che tornavo a casa, secondo me tornavo un chilo di meno, sono già grassa, potete immaginare. Perché non mi arrendo, non me ne faccio la ragione, quindi uno trova mille modi per poter... Però non si può sempre fare così. Non dovete pensare voi genitori che sono il professore o gli insegnanti che non si danno, che anche incontriamo molti insegnanti che talvolta piangono e sono disperate. Ultimamente due o tre ci hanno chiesto, per favore, soprattutto l'ha chiesto lui sul Corriere, perché mi erano sempre lì. Professore, scriva l'articolo, non devono più portarle le scampagnate a fare le gite, perché non riusciamo a trattenerli sul pullman, perché dico le parolacce, perché insultano l'autista, perché siamo arrivati a un livello che è veramente spaventoso. E allora, con la amare, la libertà. Allora, amare, felicità. Io voglio che mio figlio sia felice. Questa è l'altra fissazione dei genitori. Che poi cosa significa essere felice? Magari molti di voi lo sapranno, io parlo in qualche sento dire, in astratto, spero che nessuno di voi si offenda, non è mia intenzione. E lo dico sempre, anche uno difficile, deve essere felice mia figlia. Che significa? Cosa significa essere felice? Io, guardando e pensando anche a me stessa, bambina, io non dimenticherò mai, mi ha insegnato a leggere mio padre, che avevo 4 anni, poi a fare i compiti di matematica, prima che io andassi a scuola. Io quando ho imparato e sapevo leggere, e sapevo già fare tutte le operazioni, quando sono andata lì, che poi ho saltato da prima, io avevo una felicità infinita. Ero così felice. Perché avevo imparato a leggere, perché sapevo già fare la sottrazione, l'addizione, la moltiplicazione. Quando sono andata a scuola gli altri stavano lì a fare le aste, e a me mi hanno dato la lavagna e sapevo già fare tutto. Era una felicità sconfinata. E invece oggi cosa si intende per felicità? La libertà. E quale libertà? Ma la libertà, se non è accompagnata dalla responsabilità, non ha senso, anzi, è un'arma pericolosa. La libertà totale, come si viene data oggi, è come dare a un bambino un candelotto di nitroglicerina o dargli in mano una pistola carica. Lui non sa che quella pistola è pericolosa. Libertà totale, libertà dell'impulso. Allora non devi imparare nulla a memoria perché se no è quello che fa fatica, poi è triste, invece vuole che sia felice. Qualsiasi cosa deve essere felice. I regali a Natale, già chiedono prima. E no, il regalo forse non arriva. E mi è salita che può arrivare, che ne so, un cioccolatino uno. Perché? Chi l'ha detto? E dove sta scritto che non erano tanti regali? Tantissimi regali. Il regalo più bello è se davvero comincia a imparare contenta, il bambino o la bambina sono felici davvero quando imparano, basta dedicarsi per. Ora invece, siccome ciò non avviene, siamo arrivati a una libertà, se riflettete bene, l'impulso totale, allora che cos'è questo? È la libertà adatta agli animali, ma adatta non agli animali domestici. Eppure il cane noi l'abbiamo addomesticato che se lo chiami viene. Ne adatta agli animali selvaggi, quelli liberi nel bosco, quelli selvaggi che non hanno nessuna regola di nessun tipo se non l'istinto. Ma questo non è adatto all'essere umano. Non è adatto. E qui domani, io ho anche provato, quando poi arrivano grandi, laddove quando arrivano all'università come minimo alle 20 anni, a quel punto all'università dovremmo cominciare veramente a spiegare cos'è la morale, perché dovremmo dare per scontate che l'etica l'abbiano già acquisita.
nei comportamenti, l'hanno introiettata, a quel punto dovremmo fare dei discorsi molto raffinati, cos'è la morale della collettività, perché non c'è morale al di fuori della morale della propria comunità, della propria civiltà addirittura, ma soprattutto della propria comunità. Non ci può essere una morale al di fuori della propria comunità. A quel punto dovrebbero capire dove c'è il limite, dove è il limite, dove è troppo piccolo, di che cosa significa la morale individuale. Ma la morale individuale si può esercitare, per esempio in questa epoca, nel rafforzare i valori, lottare tutti quanti, portando ciascuno un piccolo mattoncino. Non dobbiamo pensare a nessuno di noi che non possiamo fare nulla, perché siamo noi la società, non è che sono gli altri fuori. La società si costruisce con noi. Allora, se per costruire quell'edificio che ce l'hanno abbattuto, che quasi non c'è più niente, ciascuno mette un piccolo mattone, forse anche solo un sassolino piccolo, serve anche quello nella costruzione. Allora, siccome questo secondo me è l'epoca in cui bisogna ricostruire i valori, riconsacrare i valori, quindi tornare al fatto che c'è l'autorità, che il professore, il sacerdote, la mamma, lo zio, vicino di casa si saluta, non si dicono le parolacce e così via. Adesso non voglio dilungarmi su questo, un linguaggio oramai uscito. Quindi, come si fa, se non hanno introiettato l'etica, come possiamo noi fare dei discorsi sulla... Signore sa benissimo, potremmo parlare della morale universale della civiltà cristiana? Potremmo parlare di cos'è la morale assoluta? Quali sono quei valori che vanno a far parte di una morale assoluta? Quali sono, perché un valore assoluto e quindi non violabile, non discutibile? Come si può? Per esempio, ci sono alcuni valori, come si può dire che Dio è soggetto ad opinione? Dio non è soggetto a nessuno ad opinione, lo accetto e lo rifiuti. Puoi dire io non ci riesco e ti devi fermare lì. Se sei una persona intelligente non devi pensare che puoi discutere su ciò che già tu non credi e non vedi, fra l'altro. Quindi puoi rifiutare, puoi dire io non ce la faccio, non riesco, e uno ti rispetta il libero arbitrio, però non ti devi scatenare a disquisire come se Dio fosse soggetto ad opinione. Non è soggetto ad opinione. E come per esempio soggetto ad opinione che cosa? L'incesto? Come si può discutere l'incesto? E quando mai? L'incesto è pre-biblico. E si dà, oramai dovrebbe essere introiettato da quanti millenni, Ma se ci fate caso, in televisione, anche in certa realtà, non tutti, stanno cercando di dire che tanto l'incesto forse l'hanno fatto sempre, cominciano a dire così, a sporcare tutto, a sporcare. Come si fa a discutere? Come si fa a discutere che un omicidio è un errore o un altro? Per esempio, poi mi fermo qui, non devo dire a voi quali sono i valori assoluti, quelli che non sono soggetti ad opinione. Dice, è una mia opinione, è una mia idea. No, tu hai ucciso, punto. C'è il non uccidere e c'è un punto, non c'è nessuna aggiunta. Non c'è un'opinione su chi è, su quando uno ha ucciso intenzionalmente. Se hai ucciso in modo intenzionale, hai ucciso, sei un assassino, punto. Non c'è nessuna opinione e non c'è, per me, nessuna tolleranza in quel caso. Nessuna. La tolleranza, il perdono si chiede a Dio. Anche qui sarebbe molto da dire, perdono, perdono. Io perdono, quello perdona. Ma io posso perdonare nel profondo del mio cuore, tanto se ci vuole tempo, se io subisco un'offesa tale. È inutile che faccia riferimento in televisione, sentiamo continuamente perdona, perdona. A parte che ci vuole tempo, ma poi ci devo arrivare da me con un pellegrinaggio interiore pazzesco, perché non è facile perdonare una persona che ti ha portato via un figlio, per esempio. Ci vuole tempo, e se io, chi ci arriva, bisogna anche arrivarci, ma il perdono nel mio cuore deve essere per Dio, per la sua anima. Certo il perdono,
magari uno non si cerca, perché le offese forti, le offese non sono solo che ti portano il figlio, le offese possono essere tante, quelle che ci graffiano l'anima, e possiamo arrivare a perdonare, però un perdono nel nostro cuore, soprattutto anche perché l'altro non te lo chiede, non ti chiede perdono, quindi è un atto volontario libero, però un atto volontario libero davanti a Dio e non davanti agli uomini, non devo dirlo, perché ti avvaleri davanti a Dio quando si presenterà. Ora, perché Benedetto XVI, ma anche Giovanni Paolo II, che aveva cominciato a parlare di relativismo culturale, voi ricordate bene, già 20 anni fa, e anch'io sentivo ma non avevo ben capito, ogni tanto tornava sull'argomento. Adesso Benedetto XVI giustamente dice che c'è la dittatura del relativismo, ed è vero. Noi viviamo in un'epoca talmente subdola, credetemi, così subdola, che è peggiore di quanto c'era in quelle nazioni laddove c'è stato il nazismo e il comunismo. Perché, e sembra un paradosso questo, ecco perché dico che è subdola, perché allora si vedeva essere campo di concentramento. Il vicino di casa, anche se faceva finto di non vedere, lui sapeva chi c'era, perché portavano via la gente che non tornava più, anche il cugino, il fratello, faceva finta di non vedere, ma c'era. Lui lo sapeva dentro di sé. Ma siccome queste cose così evidenti che riguardano le persone e la materia non ci sono, e la dittatura è con un altro a volte mascherata. Questo per esempio di dire tutti i giorni che bisogna essere liberi. Non vi rendete conto per esempio che ci prendiamo a mezz'oretta per qualche riflessione, per qualche domanda, alle quali volentieri i nostri relatori risponderanno. Il suo discorso è stato molto incisivo e soprattutto mi hanno colpito delle frasi molto salienti, tipo, molto bella, se li guardiamo negli occhi ce ne accorgiamo. Il discorso è che non ci si guarda più negli occhi, credo, o ci si guarda molto poco, non so se mi sente. Sì. E questo è uno dei problemi più incisivi, direi, del nostro momento. I genitori hanno paura, questa è una realtà di cui ci si trova di fronte e soprattutto a volte non si sa come reagire o come affrontarla decentemente, non so se la parola è giusta. Ha portato l'esempio di Bill Gates, bellissimo, giustissimo. Di questi genitori che pur essendo proiettati in un futuro diciamo esagerato, come vogliamo definirlo, fantascientifico, bravissima, hanno un senso della realtà, questo è il mondo e tu devi conoscere il mondo, però diciamoci la verità, l'Italia in questo è stata sempre scadente, perché 40 anni fa io avevo delle amiche in Germania, degli amici, che all'epoca, faccio un esempio stupido, alle vacanze di Natale lavoravano per la posta, consegnavano i biglietti di Natale, si prendevano la loro paghetta quindicinale, tutta regolare, inquadrata, eccetera, e lavoravano. In Italia è sempre stata una nota di decadimento il figlio di papà che andava a lavorare. È una pecca, secondo me, che abbiamo avuto nel nostro modo di educare i figli, secondo me. Ha fatto un esempio che io ho sempre portato in palma di mano, Giovannino Agnelli, che per me è stato veramente, non lo so, la sfortuna degli Agnelli, perché era una persona che valeva moltissimo e quando così ci hanno fatto vedere le sue immagini alla Fiat, che cominciava dal magazzino, per me era un evento eccezionale, la sua intelligenza, la sua disponibilità e la sua voglia di conoscere dall'origine tutto quello che si andava a fare nella ditta che poi sarebbe stata sua.
E tutto questo è giustissimo ed è significativo questi discorsi che lei ha fatto dei genitori che mercanteggiano coi figli. Questa è una tragedia, secondo me. È una tragedia perché è come se si fosse trascinati tutti in una macchina, in un marchingegno, da cui non si riesce quasi ad uscire, no? Perché poi il bambino parla col compagno di banco, perché poi c'è questo scambio diciamo, non di idee, perché non sono idee, ma di esperienze di vita, comportamenti ambientali di famiglia, no? E questo è brutto. Come pure è stato un guaio il genitore che si adegua al bambino, perché non è più il bambino che sale verso il genitore, è il genitore che scende, perché siamo alla pari. E secondo me è il guaio peggiore che c'è stato nelle ultime generazioni, a cominciare anche dalla mia, no? Cioè la comprensione, siamo amici, d'accordo, ma il genitore deve essere sempre più in alto del figlio, perché se no il figlio perde di sicurezza, perché il genitore è un bambino di 3 anni, non è un adulto a cui mirare. E tutte queste sono cose che io condivido perfettamente con lei. Quello che mi chiedo è che cosa si può fare, perché il professor Alberoni parlava del suo curriculum universitario, della sua voglia di affrontare il mondo, degli ostacoli che si trovava, ma che conosceva, secondo me. Ora ci si trova di fronte ad ostacoli che neanche si conoscono, secondo me. Non so se lei è d'accordo. Sono d'accordo. Forse perché noi veniamo, sia mio marito che io, da famiglie non agiate. I miei genitori sono contadini. A me non piace molto parlare di me. Comunque, detto 10 solo parole. Fino a 17 anni ho tirato su bambini, ho lavorato nei campi, ho guidato i trattori, ho fatto di tutto. Poi, come autodidatta, mi sono preparata e sono andata ad affrontare 2 maturità. Perché anch'io non conoscevo il mio marito. Volevo iscrivermi a medicina. E l'ultima maturità l'ho fatta sempre lavorando di giorno e studiando di notte. L'università l'ho fatta così, perché sono venuta via da casa, perché una sorella di mio padre era qui a Roma, poco distante di qua. Poi sono a Milano a lavorare, quindi un giorno lavoravo in ufficio, la notte studiavo. Sono andata a fare la maturità a luglio e ad agosto sono rimasta in ufficio. Durante l'università andavo la sera, frequentavo la sera dalle 7 a mezzanotte e mezzo e il giorno lavoravo in ufficio. Gli esami li facevo a luglio e agosto stavo in ufficio, cioè prendevo anche vacanze per poter fare gli esami. Quindi come quando anche i miei studenti dicono delle cose, glielo dico subito, non trovate dalla vostra parte, io non posso essere dalla vostra parte, posso cercare di capire con la ragione, ma non vi capisco col mio cuore, non riesco a capire, non riesco a capire fino in fondo. Comprendo razionalmente, sto accanto a voi, cerco di coinvolgervi, però non, col mio cuore non capisco. Quindi gli ostacoli per me me li ha messi davanti la vita, con la grande violenza e crudeltà. Però questo dicevo anche dei miei genitori, che pur non erano persone malvagie, è la povertà che è violenta. Loro hanno fatto ciò che sapevano fare, eravamo 5 figli, quindi io sono grata degli ostacoli che c'erano e che me li costruivano anche come carattere. Con mio padre non si discuteva, mio padre non picchiava mai nessuno, ma era solito guardarci, darci un'occhiata. Solo con lo sguardo noi capivamo. E non ci ha mai picchiato, mai. Quindi io sono abituata a quel tipo, poi la vita fuori. Cominciare a lavorarsi e mantenersi sul serio, affrontare la vita,
affrontata sempre, poi affrontare la carriera universitaria non è un gioco, credeteci, non è facile affrontare tanti concorsi, potersi, ma adesso i concorsi, bisogna fare ricerche, bisogna insegnare, bisogna farsi pubblicare, andare vendicando se qualcuno ti pubblica, e lì, cioè, è molto molto faticoso, si impiegano tanti anni, a meno che in un'altra epoca, forse prima, uno era un po' speciale, e anche mio marito che lo raccontava un po' così, ma lui era bravo non solo perché era bravo, perché sapeva studiare, perché evidentemente era facile, come lo era per me. La mia voglia era tanta di conoscere, di apprendere, per uscire dal fango, dalla polvere, dalla povertà. La voglia era talmente tanta, la gioia di scoprire il romanzo era talmente sconfinata che ero solo le discoteche. Per me la discoteca era Madame Bovary, era Shakespeare. E quindi non si può trasmettere questo, io non pretendo questo dal giovane di oggi, perché quell'esperienza non ce l'ha, non l'avrà, non mi può capire, però i genitori possono capire in questo senso. Che fare? Ma che fare, intanto cominciare a non aver paura. E poi bisogna farlo in modo collettivo. Per esempio, non so, io farei l'esperimento, poi sarebbe un fallimento totale, perché è molto difficile quando si è andato oltre. Tuttavia, qui per esempio, in una comunità c'è la scuola, ci sono i genitori. Perché tutti insieme, genitori e insegnanti, senza dire niente agli studenti, che abbiano 5 anni e ne abbiano 15, non ha nessuna importanza, e non prendete un accordo sui comportamenti. Ma poi bisogna mantenere il patto, ma tutti i genitori di questa scuola, perché qui stanno insieme, se tutti i genitori si comportano, un esempio che mi viene in mente in questi istanti, signora, se tutti i genitori si mettono d'accordo di dare sempre la ragione all'insegnante, poi si vedono quegli insegnanti, si vedono cosa, come va, non il fatto di andare a mettersi dalla parte del figlio contro l'insegnante, e quello una volta, dopo un anno, tre, quattro, prima si fa un miliardo di senso di colpa, me lo raccontano, credeteci, su questo, molte non dormono, per anni non dormono, l'incubo. Dopodiché lentamente per sopravvivere dice, ma li vogliono bene i loro figli, vabbè, li tengo nell'aula. Vi faccio un piccolo esempio. Io ero al secondo anno di università e sono andata a fare una supplenza al liceo per sé. Ora, gli studenti che erano lì, io al secondo anno, erano più alti di me, quindi non è che ci fosse molto, come dire, disavanzo in età, ma siccome loro non sapevano che io venivo dal deserto e che non avevo paura di nulla, la paura mi era passata da bambina, io non so oggi cosa sia la paura, io non ho paura di nulla, solo degli incidenti, vabbè, io ho qualche piccola paura, vorrei poter sempre correre, ballare, poi meglio che Gesù mi chiami, e forse quella è l'unica paura che ho, ma adesso io non ho paura di ostacoli, non ho paura di nessuna cosa. Quindi il fatto di non, come dire, di non aver paura è una cosa molto molto importante. Allora, se voi prendete insieme, stavo raccontando lì al Berchè, se ero andata al Berchè e lì, devo dire, entro in un'aula, il preside mi chiama, perché arrivo, vedo una giovane, questa qui, l'insegnante di prima, quella che è andata in maternità, chissà perché mi ha mandato una così giovane, secondo me vedendomi, lui dice, mi chiama e dice, l'importante è che lei me li tenga in aula, non li faccia uscire. Questa eravamo nel 74 o 75, che non erano anni buoni, già allora facevano, contestavano, facevano di tutto. Io dentro di me dico, perché gli ha detto che di parte che li tenga dentro? Non capivo, perché io non c'ero mai stata in un'aula di liceo, ero stata nell'aula dell'università, ma un'università ci va per scelta e noi stavamo ben attenti a ciò che ci diceva il professore, anche se eravamo stanchi, però ci svegliavamo la sera. Non capivo, però io faccio a modo mio. Bene, io sono uscita, non so come, adesso non voglio annoiarmi, a trascinarli, a farli studiare, ho trovato un modo, prima mi hanno sfidato, sono entrata in aula, c'era di tutto, banchi spostati, scrivevano sui muri, una coppia che si baciava, c'era di tutto, io ero allucinata. Però ho trovato il modo per affrontarli ignorandoli. Ho detto che non si usciva, mi sono nascosta dietro la corriera per leggere la cattedra, basta che non si esca, mi è stato detto questo, ho detto quanto.
la maturità la dovete fare voi. Sicuramente filosofia e storia la prete, perché noi siamo un classico, ecco, è minimo, e però se, non so, sarò stata fortunata, quello che volete. Alla fine invece sono riuscita a coinvolgere e si sono messi a studiare. Gli davo le dispense che avevo io, le passavano. Sono riuscita a trovare, uno fa la prova, non è che se la bacchetta sia un modello universale. Però tornando a voi, forse fate questa cosa, provateci. Provate almeno questo. Di fare un accordo fermo, genitori, insegnanti, e mantenerlo per un anno. Tanto sono fra loro che si parlano, se tutti si comportano così, qualcosa cambierà. Se non funziona, troverete un'altra soluzione. Bisogna anche inventarsene in questa epoca in cui non ci sono più barriere da battere. Posso solo dire questo. Non so se riesco a trasmettervi la riflessione che ho fatto mentre parlava la professoressa prima. Diceva di questa violenza subdola che c'è intorno a noi, all'insegna della libertà. E io mi chiedevo, i nostri ragazzi non la sanno leggere questa violenza. Ci viene dalla pubblicità, ci viene dal cinema, ci viene dai giornali. E non sono in grado di leggerla. Allora, forse non è il caso che ci poniamo il problema di dare una chiave di lettura a questi messaggi che ci arrivano, a questa negatività. La scuola e la famiglia, magari la famiglia è meno capace, ma la scuola non può porsi, non è il caso che si ponga il problema di dare un modo di leggere questi messaggi, queste cose. Cioè, io la chiamo una nuova chiave di lettura. Non so se ha capito. No, l'ho capito benissimo. Ma come facciamo? No, ma si può fare, però è una cosa che si può fare all'università, tra esperte. Le dico questo perché, non so se ve ne siete accorti, fino a 10 anni fa, nei dibattiti, anche 8 anni fa, anche nei grandi talk show serali, quelli di oggi, invitavano molti scrittori. Da un po' di anni è raro. Rarissimo, ci andiamo qualche volta, ma siamo dei privilegiati, qualche volta, ma sono solo battute. Uno quando esce, vi assicuro che no, io non mi sento bene, quando esco di Limiazzo esco. Ma prima c'era di più, cioè si riusciva, c'erano argomenti che si affrontavano quindi davanti a un numero di persone e il livello anche per questo era molto più alto. Adesso non vedete che ovunque si ospitano fra loro? Conduttori con conduttore, belline con belline, calciatori. Poi quando si parla solo i politici, la libertà è tutto, solo libertà, libertà. Io faccio alcuni esempi. Ci sarebbe davvero, dovremmo fare un bello elenco lungo, lungo, e vedere tutti i concetti che ce ne stanno sgretolando, totalmente manipolando. Io parlavo appunto, non so se conoscete il mio libro che è uscito l'anno scorso, La cacciata di Cristo, questo è il tema, se vuole, che ho affrontato alcuni dei temi, è la manipolazione di senso delle parole, dei valori chiave. Usano le stesse parole. Adesso, per esempio, si stanno appropriando, da un po' e da un pezzo, ma adesso in modo spudorato, dei vocaboli che sono tipicamente del Vangelo, tipo si chiudono in conclave. Quando l'ho visto la prima volta sul giornale, io... Ma ne ho viste tante, ormai sono diventata così sensibile a queste cose. E ti giuro, io mi perdono, spero che ti porti male. Perché? Ma non male nel senso non che debbano morire, che quella riunione che hanno fatto non gli serve a niente. Perché non si usa con clave, si usa una volta sola e lo sappiamo da sempre. Stanno usando le parole, qualsiasi parole sacre, le utilizzano, se ne appropriano loro. Così le profanano, non hanno più senso, nessun senso, le stanno triturando. E mentre poi magari in chiesa, io mi ricordo, non so, questo signore lei, però, i sacerdoti, mentre la vostra obelia, scavate dentro le parole del Vangelo, io ho scoperto, lo confesso qui, non lo sapevo, sono diventata una grande lettrice di Papa Ratzinger, adesso è lì. Allora, leggendo i suoi libri, io sto scoprendo, i Vangeli certo li avevo letti, eccetera, ma il significato.
cosa significa Betlemme, cosa significa Yoshua? Io non sapevo che significa Dio salva da casa del padre, voi sacerdoti lo sapete, ma perché non lo dite anche a noi? Perché non l'avete mai detto? Perché non ce lo dite? Questa è la domanda, magari ancora lo fanno, ma lo dico senza pudore. Perché è questo che anche invita il nostro Papa a fare, a svelare il messaggio del Vangelo. Tra un po' lo faranno loro se ne appropriano, rifaranno la casa della non so di cosa, dell'arcobaleno. Invece della casa del pane, sarà la casa del pane con sopra l'arcobaleno. Ecco, per dire, un simbolo solo sarebbe da fare, non si può. Perché hanno scelto l'arcobaleno, secondo voi? Nessuno. Io credo che so che sarebbe tanto da fare, comunque solo questo poi basta. Tutti pensano quanto sono grandi, ma quanto sono buoni, perché l'arcobaleno significa pace, pace. Ma pensateci un attimo, quando appare l'arcobaleno? Dopo il diluvio universale. L'arcobaleno è la firma di Dio scritta nel cielo. Loro cercano sempre di partire laddove c'è stata una catastrofe, laddove c'è tabula rasa, laddove non c'è più niente. Loro semplicemente proprio hanno un imprinting mentale laddove devono partire dalla distruzione. E siccome la civiltà cristiana sono oramai 3 secoli e passa, che ci provano e riprovano, che la vogliono distruggere, parlo di civiltà, non sto parlando di religione, sto parlando di civiltà, noi siamo figli della civiltà cristiana, siamo nel 2007 dell'era di Cristo, si può essere credenti, non credenti, dubbiosi, ma siamo tutti figli di Cristo, di quell'era lì. Allora, sono 3 secoli e mezzo che cercano di abbattere, di distruggere la muraglia, in tutti i modi, ci provano e ci riprovano, continuamente. Siamo arrivati a un brutto punto. Io credo che adesso davvero ciascuno di noi deve cercare di portare il suo mattone. Dobbiamo costruire una muraglia per difenderci. Infatti io dire cacciata di Cristo non è la cacciata di Cristo. Cristo non si lascia mica cacciare, ci mancherebbe. E l'universo è suo. Cacciano noi. Cacciano noi cristiani, ci distruggono come civiltà. Noi siamo già la nostra città precedente, non dimentichiamo che avevamo una città straordinaria da cui veniamo, la città romana, eppure è stata piallata via. Ci vogliamo far piallare via un'altra volta? Questa è la domanda. Ecco perché quel simbolo, che c'è, è un elemento della dittatura sotto, quel simbolo che sembra di pace, in realtà è un grido di guerra. E poi il resto fate da voi. Il professore prima parlava della ricerca dell'eccellenza e ha parlato del fatto di non aver paura di niente, quindi delle situazioni abbastanza difficili da ottenere da se stessi, no? Quindi il tema della difficoltà di incanalarsi in quella direzione, quindi il prezzo da pagare per mettersi in questa ottica io immagino che sia molto elevato. No, ma io parlo in modo più banale. Vedi, l'altro giorno ho scritto un mio, tanto faccio un articolo sul panorama, piccolissimo, io faccio dei pezzi piccolissimi. E dicevo, vai in una scuola, gli studenti, non so, hanno picchiato una ragazza, stuprata, poi l'hanno filmata, l'hanno messo in un'altra, un prete l'hanno picchiato, perché aveva detto, l'altro di voti bassi. Il mio commento era di questo genere. Vede, questa gente, quella che fa queste cose, il mondo storico, un po' così, tipo di società, di scuola, di gente che fa quelle cose, non avrà il problema del precariato. Si sono già resi precari da soli. Siete fuori. Siete messi fuori dal mondo. Perché il mondo segue una sua logica. Non segue la logica della mamma e del papà o di quel tale che è andato a picchiare l'insegnante. Il
mondo segue la logica della competizione. Quindi, quei ragazzi, quei genitori, quelli lì, sono gente tagliati fuori dalla storia. Perché uno poi magari è geniale, il genio che viene fuori, non può succedere da qualunque famiglia. E chi riuscirà sarà il figlio dell'armeno, il figlio del turco, il figlio del vecchio dell'egiziano che è arrivato faticosamente in Italia come clandestino e poi si è fermato lavorando una fatica bestiale, già rischiato di annegare per attraversare il Mediterraneo, ha fatto dei debiti. Quello sarà lui, sarà chi comanda. Cioè, quando una sta in decadenza, ne cade. Qui sono segni di decadenza. Allora io, brutalmente, non mi occupo più di loro. Non dico che me ne frego, ma non ci posso fare niente. Non ci posso fare nulla. Quando uno deve fare una riforma, non incomincia dall'asilo, incomincia per formare l'esercito, lei comincia dallo Stato Maggiore, dei generali, non dal soldato. Si comincia dal basso, si comincia dalle riforme, si comincia dal tetto. Allora, per modificare le cose, bisogna formare delle elite. Se il ruolo di una scuola privata è quella di essere meglio di quella pubblica. Bisogna poter promettere di più ed esigere di più e far fare di più. Ti ho lasciato questa iurma perché capivo che nelle condizioni in cui ero non la potevo migliorare. Sono andato a dirigere e fare il centro sperimentale di scenografia e quello l'ho trasformato e l'ho portato agli standard giusti dei livelli internazionali. Per cui sono i giapponesi che vengono a me a offrirmi le macchine adesso. Costosissime, le macchine costano 1 milione di euro. Non c'è bisogno di chiedere io. Perché mi sono posto al loro livello. E faccio questo affinché gli altri imitano ciò che noi stiamo facendo. Io non voglio superare gli altri, voglio fare l'esempio. Gli altri imitano. Guarda anche da Simone Venturi, io vorrei andare al centro sperimentale e gli fare partecipare a qualcosa. Ma io la sticella lo si apposta sempre più in alto. Un pochino più in alto, un pochino più in alto. È curioso che quando la stecella è in basso, non so, 1000 persone che facevano domanda, adesso in alto sono 3000. Quello di cui ha bisogno la gente, gli standard elevati. Quello che c'è bisogno da fare è formare delle elite. Non possiamo salvare tutti, possiamo dare degli esempi che trascinano gli altri. Non posso pensare di risolvere il problema delle persone che sono chiamate a fare i lavori socialmente utili in Sicilia o dei forestali siciliani che sono 30.000 in un posto in cui non ci sono foreste. Sono gente mantenuta dallo Stato. Quello che io dico, mi devo posso cercare di fare è che in alcuni centri di eccellenza, in alcune imprese, si sviluppino delle capacità manageriali, tecnologiche, tale da reagire alla concorrenza e da mettermi in rapporto con i cinesi, con i giapponesi, con gli indiani, e lavorare con loro. L'esempio che ho porto è quello di Puccino che è andato, a volte viene lui dalla nostra scuola, viene dal centro sperimentale. Poi si è tuffato, ha fatto un film, L'ultimo bacio, poi è andato negli Stati Uniti a fare. Non è
è tanto qui a chiedere i soldi per favore al ministero, dammi un po' di soldi, papà, dammi, no, aiuto, poverino, no? A pietire. È andata, sempre, anzi, sarà successo. Noi si discuteva quanto tempo, quanto denaro ci vuole per fare un film, 4 milioni di euro, 5 milioni di euro. Niente, come chiede Pace l'abbiamo fatto con 300 mila euro. Si dà un esempio. I ragazzi del centro, come chiede Pace, hanno fatto un film con 300 mila euro. E il regista ha 25 anni. È l'esempio. Certo, questo è uno che non ha molto tempo. Era da in discoteca da molto tempo, no, ha avuto lavorare. Anche Michele Pace, anche gli altri, hanno lavorato tutti, non è che sono andati se il sabato era la domenica, era mezzanotte, hanno lavorato, tutto e basta. Allora io credo che il vero problema per salvare gli altri sia quello di fare della gente che fa molto bene e che dimostra, avendo successo, come si fa ad andare avanti e dare l'esempio. E fa capire l'altro che è cretino a fare in modo diverso. È curioso, eh? È la diversità, non l'uguaglianza. Io, in televisione, ad un certo livello, non si può fare. Ma la gente più intelligente non guarda più la televisione. Torna andare a teatro, va a sentire Dante, va a sentire conferenze, sceglie dei canali specializzati, non guarda quelle puttanate date la televisione che continuano a dare nei canali generalisti. Ha già scelto, è già uscita, se non c'è andata. Allora, se io dovessi fare una scuola, come ho fatto? Io ho alzato il livello, ne ho fatto un concorso. Aumentano le persone, perché la gente vuole riuscire, la gente vuole migliorare. Non è vero che la gente vuole peggiorare, la gente vuole migliorare. Ma devi dargli il modello. I modelli bisogna dargli. Ma non i modelli propri, i modelli viventi, vendi l'uno, vendi l'altro, lo vuole imitare. L'uomo è un animale genetico, vuole imitare gli altri. Soltanto la morale si insegna col comportamento, non con le parole. Non col comportamento dichiarato. Tu puoi anche correre per terra per fare un insegnamento orale. Mettere dita nel naso non è quello. Tu che tu faccia capire quella dita nel naso non voglio dire niente. Che cos'è che insegniamo noi? Qual è il fondamento morale che insegniamo? Io trovo un sacco di condanne su delle cose stupide. Ma poi viceversa il fondo della corruzione non mi è quasi mai condannato. Quanta gente corrotta c'è profondamente nell'animo anche nel mondo politico. Ma è una volta che ci sia la condanna di costoro. Cos'è la rettitudine vera? Cos'è la rettitudine? C'è un fondo che il credo, il giovane, anche l'adolescente capisce. Avete tutti letto il giovane Holden? Quel ragazzo ribelle, selvaggio, vuole una moralità superiore a quella che gli viene raccontata. Poi sbaglierà tutto. Ma la spinta interna è la spinta a una moralità profonda, superiore all'ipocrisia che gli viene raccontata. Il ragazzo capisce l'esempio, non capisce le parole. Poi le strade sono diverse. Poi le strade sono diverse. Non credo ci sia solo strada per il mondo. Il mondo moderno è complesso. Rosa parlava dei costumi, sono i zitten, gli eghe, no? Sono i costumi. Chiaro, in Cina è una cosa, gli Stati Uniti sarà un'altra, l'Italia sarà un'altra. E io ti do un consiglio. Occupatevi dell'eccellenza. Occupatevi dell'eccellenza. Il resto viene da sé. Le eccellenze rigore, le eccellenze fantasie, le eccellenze creatività, l'eccellenza può anche essere eccesso, ma dentro l'eccesso non può che esserci un limite. È una danza, ma una danza in catene, come diceva Nietzsche. Ci devono essere catene, lo sa.
sa benissimo, è quel ballerino. Nel ballerino Vanta sembra che abbia inventato tutto, ma pensate che immenso sforzo, che immensa disciplina c'è dietro questa danza aerea, questo volo. Allora, alcune modalità per apprendere sono, per esempio, la modalità sportiva, la danza, ma un certo tipo di danza. Dentro ti viene a questo punto la forza. La disciplina non è detto che deve esserci in tutti i campi. Soprattutto la domanda che dovremmo a domandarci, cos'è la rettitudine? La rettitudine è fare tutto bene, non è mica possibile, sapete, fare tutto bene. Cos'è la rettitudine per Beethoven? Era la sua musica. Così era la rettitudine per un mezzo matto come Mozart, era la sua musica. A noi sembra che odiamo Mozart per la sua musica, Beethoven per la sua musica. E sono un esempio anche, perché pensate quanta forza ci deve volere essere, ci vuole volere per arrivare a fare una cosa così, così perfetta. Quanta interdisciplina reale ci deve volere. Io credo che una scuola, dico privata, scuola cattolica, dovrebbe per prima cosa porsi un problema, l'eccellenza, e dire noi siamo superiori agli altri. Noi vi diamo di più. Vi diamo di più. Facciamo di più. Riusciamo meglio degli altri, formiamo meglio degli altri. La parola non superiorità, ma eccellenza per indicare di più. E per cui ti invito a fare di più perché io ti do di più e tu farai di più e potrai contribuire di più agli altri. Io credo che la vera carità non la si fa dando quattro soldi che non hai, ma facendo tanti soldi che poi dai. Non è con l'elemosina, facendo delle grandi opere di bonifica che alla fine dai da mangiare alla gente. Ma che quelle opere di bonifica vengano fatte da persone per bene, è diverso che vengano fatte da persone per male. Pensate che danno ha fatto al Mezzogiorno la mafia, la camorra, tutta la corruzione politico-amministrativa. Quanto danno ha fatto e continua a fare? Ecco, una scuola cattolica deve dare non il moralismo, ma questa forza interna. E questa eccellenza, devo essere bravi. Io sono stato deluso dalla cattolica, quando mi sono reso conto che non erano i più bravi, ma Gemelli voleva i più bravi. Io lo so, ho conosciuto Padre Gemelli, lui voleva i più bravi. Poi è giusto quello lì, ma ho capito, ma è bravo. Le stupide e le non stupide, questa è la vera fondamentale distinzione elementare di Padre Gemelli, quelle le stupide. Prima ancora che un bravo cattolico, le stupide. E le non stupide. Mi sembra, però ha fatto la cattolica, ma quanto c'è si distingue lo stupido e non stupido, la tua università è andata, eh? Finita, perché fai l'università? Se non distingui perché le stupidi, perché le non stupidi. Ti trovi le stupidi, comandi l'università. E non conta niente. Io credo, e credo che mia moglie invece sia d'accordo con me, al di là di infinite differenze che ci separano, che bisogna che il mondo cattolico e la sua si riappropri dell'alta cultura e sia orgoglioso dell'alta cultura, dell'alta tecnologia e sia orgoglioso di tutto ciò che è elevato, che faccia i film più belli, che faccia le cose più belle. Allora si vince, gli altri ti imitano, ti copiano. Non ci vuole nessuna umiltà nel fare la cosa più bella, perché ti occorre il massimo. Per fare la cosa più bella. Devi sapere che sbagli sempre.
mi impegno in nessuna forma di sintesi, né mi espongo in conclusioni da manuale pratico. Il professore si introduceva dicendo che è meglio avere una buona teoria, la scuola d'eccellenza, il concetto di umiltà, la rettitudine, è meglio avere una buona teoria che lasciarsi prendere la smania di qualche suggestione, di qualche indicazione pratica di cosa fare e cosa non fare. Lascio la vostra sensibilità, la vostra serietà, la vostra capacità di genitori, di insegnanti, e di far tesoro di quanto abbiamo ascoltato, e questo ci accompagna nella nostra educazione, nella nostra missione, genitori per la parte genitori, docenti per i docenti, dirigenti. Tutti questa sera ci sentiamo tutti uniti come uomini e donne di scuola, uomini e donne di scuola paritaria, di scuola cattolica, uomini e donne di scuola che è luogo di educazione, è luogo di eccellenza, e ci lascia anche questa suggestione, professore. Ora proprio vorrei che insieme chiudessimo questa serata con una preghiera molto semplice all'Angelo di Dio, preghiera semplice, forse le prime che abbiamo imparato da piccolini. Il professore ci ha consegnato anche un metodo, cioè ha parlato dell'educazione parlando dei suoi allievi e dei suoi maestri. L'Angelo di Dio è la preghiera che ci consente di arrivare molto lontano dalla nostra storia, da dove veniamo. Questa storia viviamo con tanta responsabilità, e dentro questa storia vogliamo accompagnare con tanto rispetto, senza paura, tutti i ragazzi. Angelo di Dio, che sei il mio cuore, illumina il tuo discipolo, regge e governa me, di cui affidarmi nella pietà celeste. L'appuntamento continua il sabato, la grande kermesse di Piazza Duomo, per il discipolo della marcia del mattino. Buonasera e grazie.